Ci siamo. Ci siamo? Sì. Ah, bimbe, non ci dice niente. Fatto Bimbe, cenno. buongiorno. Oh, la sisterina fa tutto. Ah, tu, gli voglio dare anche un bacino. Sei pronta? È pronta, è pronta. Allora, il tutorial, come vi avevo detto, delle rose, del mazzo di rose. Il mazzo di rose realizzato con il feltro Moddi o Ecofeltro, che è un tessuto termoformabile, quindi con il kit voi realizzate tutte queste rose, quindi questo bel mazzo che potete mettere in un vaso, ho messo a tralcio e con un bel fiocco lo potete tenere anche steso su un mobile e si procede con farvi vedere come si realizza. Una rosa. Ovviamente per questo tipo di progetto serve lo stampo, non esiste un cartamodello, questo ve lo specifico. Serve lo stampo, noi abbiamo usato lo stampo Silvestre, lo stampo che abbiamo usato anche per il progetto di Natale, quindi chi di voi ha già lo stampo può ordinare semplicemente il kit che comprende tutto il materiale, il tessuto, le palline di polistirolo e il metallo, le barre rigide che sono queste che servono per fare il gambo. Allora, sister, inizia a... Allora, intanto vi dico questo. Te procedi, io parlo. Ecco. Allora, come si riconosce il dritto e il rovescio del... questo caso è l'ecofeltro. La vedete la differenza? Questo è più pelosetto, si vede male. Ma sì, Comunque, sì. al tatto Sì. lo sentite, la parte pelosetta è il diritto, la parte pelosetta. La parte più liscia e più... lo sentite? C'è cioè, come se ci fosse... No, come se ci fosse, c'è la colla, quindi la sentite la differenza. E lo vedete perché questo è più chiaro, la parte sopra è più scura e più pelosa, ok? Quindi è semplice da riconoscere. Allora, come si procede? Voi ritagliate un pezzo di tessuto leggermente più grande rispetto allo stampo e andate ad inserire il pezzo di stoffa all'interno del tappetino o, se non avete il tappetino, carta da Marco, lo sopra e forno. sotto. Vai, Ah, allora, aspetta, cosa? mettete un pezzo di qualcosa Ah sì, sotto, mettete perché il qualcosa ferro sotto scalda. perché il ferro scalda per proteggere il tavolo, ok? Quindi anche un cartone, un asciughino va bene, eh? La rosa è composta da quattro Ok. Ok, pezzi. la rosa è composta da quattro pezzi, eh? Il pezzo va tagliato leggermente più grande rispetto. L'ho L'hai detto? Ah, non detto. seguivo. Si Allora, scalda. se Va segui. scaldato. Va scaldato benissimo, benissimo, quindi voi andate a stirarlo. Tenete bene il ferro come sta facendo la sister, sopra al tessuto deve essere bello caldo, Tanto non si questo rovina. Lo non si sciupa. Il trucco è quello, quindi scaldarlo bene, 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 stampo va messo bene. così. Oh, ecco, lo stampo, vedete? Lo stampo va messo in questo modo. Poi. Lo chiudete così. Allora, pallini, pallini rivolti verso chi vi fa il video. Qua. Lo stampo, questo, vedete, lo scavo va messo sul tavolo. Quindi scavo sul tavolo e in modo che poi una volta che il tessuto viene messo qua sopra, voi lo andate ad appoggiare così e lo lasciate raffreddare. Ora la sister vi fa vedere il procedimento. L'avevo scaldato. Va scaldato? Si scalda, sister. Prova, sei pronto? Si prova se è pronto. Vai, allora, ecco il pezzo, il rovescio sopra. Come l'ha messo il rovescio? Va bene. Schiacciate bene. E andate a stringere bene lo stampo con tutte e due le mani. Vedete come sta facendo la sister? Desate in qua della sister. Tutte e due. Non si sa. Deve Raffreddare. raffreddarsi completamente all'interno dello stampo. Questo è l'unico accorgimento. Non vi preoccupate, sembra difficile, ma non Non è. è caldo. Quindi, non è caldo? Se non si scalda bene, Si si rifà, riscalda. si riscalda. Questo vedete, è venuto così, vedete anche gli errori. Questo non è scaldato bene, quindi non va bene perché è poco. Ah, non è caldo perché era spento. Te sei peggio di me, eh? Lei è peggio. Allora, Non era io al so male, ma lei è massimo. peggio. Allora, il ferro lo dovete mettere al massimo della temperatura. Perché lo vedete, se non è caldo Ecco, ritorna. Ma ritorna feltro normale. non si è fatto apposta. Lo si è fatto apposta per fargli vedere che Certo. ci si sbaglia anche. Però lo potete riscaldare, quindi non si butta via niente. Però insomma, quando è fatto, sembra rose vere,
quando è fatto sembrano rose vere, guardate un po'. Questo per la festa della mamma è veramente bello. Fate un bel regalo. Manco per uno spillo. Ecco, oh brava, vedi, questo me l'ha venuto in mente di dirlo. Allora, queste rose sono interpretabili in vari modi. Oltre a fare il mazzo dei fiori, voi potete realizzare anche delle rose da mettere da, per fare una spilla, potete realizzare delle calamite anche per, eccolo qua, delle calamite, il risultato finale deve essere questo, anche delle calamite per mettere alla tenda, potete fare tre rose insieme per fare una decorazione sopra un bauletto, le potete utilizzare per decorare una cornice, insomma qui l'utilizzo da mettere sopra una nappa da attaccare all'armadio, cioè quante poi? Desa, ti viene in mente nient'altro? Delle bomboniere, delle bomboniere anche, questo può essere la decorazione, infatti, delle bomboniere, dei segnaposto, potete fare una collana e applicare una rosa da mettere sopra, prendete una collana di perle o di cosa vi pare e ci mettete sopra la rosa, insomma qui veramente l'utilizzo è vasto, anche perché una volta fatta questa rimane così, non si deforma. Via, proviamo a fare, sì, ora è caldo, si vede, vedete, oh vai, ora vedrai, viene bene, se non viene butto via tutto, ecco, vai, se non viene si butta via tutto, si butta via. No, e gli si racconta e basta. L'importante è che sia caldo, se deve non viene è perché non è caldo, non quindi è caldo. E lo riscaldate di nuovo. E si racconta nel frattempo? Oh, lo vedi? Guarda là che lavoro. Questo è perfetto. Deve essere così. Quindi deve essere bombato in modo che poi la sister dopo lo va a ritagliare e compone la nostra rosa. Un minuto di pazienza, abbiate pazienza bimbe, perché i tempi sono quelli che servono per fare, per realizzare il progetto. Ottimo, ottima riuscita. Vi ripeto, il tessuto è un tessuto termoformabile che potete però usare anche come feltro normale, eh? Non è che questo tessuto si utilizza solo con gli stampi, si può usare anche come feltro normale, come si usa per altri tipi di progetti. Quindi questo è un utilizzo diverso dal solito utilizzo che noi facciamo, tagliare, cucire, qui non serve nemmeno l'ago e il filo. Il tappetino è valido, eh? Ecco, allora, una cosa importante del tappetino. Il tappetino, che costa 10,50 euro, è uno strumento validissimo per poter lavorare questo tipo di materiale, perché innanzitutto è eterno, non lo potete buttare, cioè non lo dovete usare e poi buttare, il tappetino è eterno. Se lasciate sopra il ferro e ve lo scordate non succede niente, perché il tappetino non si rovina e non rovina nemmeno il ferro, quindi anche il ferro che usate per stirare lo potete utilizzare tranquillamente. Con il lo potete utilizzare tranquillamente per fare questo lavoro. L'importante è scaldare bene il tessuto, schiacciare bene all'interno dello stampo e farlo freddare. Ecco, intanto metti l'altro mentre schiacci. Il costo del tessuto ve lo faccio vedere, di 1,50 m per 30 è di 7 euro, vedete, e in questo pezzo vi vengono tutte queste rose, quindi è diciamo che la resa anche del materiale è tanta, perché realizzate proprio questo mazzo. Il costo della striscia è di 7 euro, 30 per 1,5 m. Vi ho fatto vedere l'altro giorno nella diretta i vari colori, li trovate sul sito, li prendo tutti, tanto qui siamo in attesa. Allora, oltre al rosso, al verde scuro, che è questo, e al corallo che vi sta facendo vedere la sister, abbiamo anche, mi riprendo, il verde prato, verde chiaro, sempre, questo è l'ecofeltro rosa, ecofeltro lilla, sono molto belli questi anche perché sono melange, quindi colorazione melange. Costo 7 euro a striscia, 30 per 1,5 m. E cosa vi volevo dire anche?
No, niente, dai, mi sembra di avervi detto tutto. Ho chiacchierato anche troppo. Ci siamo, sisterina? Sei fiera? Da là come mi va la sisterina? Che c'è? Niente. Via, dai, su. Ci sei bellina in video. Bellina in video? Eh? Un bijou. Un chicchino. Un bijou. Ti potevi truccare un pochino? No, eh? Io sono così. Sì, sì. Eh? Sì. Sportiva? Sì. La mia sister è sportiva. Olè. Allora. Manca l'ultimo. Manca l'ultimo e ci siamo. Ora poi si ritaglia, vi fa vedere come si forma la rosa. E poi le foglie. E poi le foglie. E il sepalo. Sì, tutto. Gli si fa vedere tutto. E poi come si monta nel gambo. Certo. Hai detto quanto costa il tappetino? 10,50 euro. Il tappetino viene 10,50 euro. Ah, gli stampi vengono 18 euro se non avete lo stampo. Il costo del kit completo di stampo viene 34 euro per chi di voi non ce l'ha. Allora, nel caso in cui voi abbiate un altro tipo di stampo e non lo stampo silvestre, va benissimo lo stesso. Cioè, se avete l'importante è che siano questi stampi qua, questi qui della Ticas. Ora vi vado a prendere la scatola, perché se non sono così scavati, molto scavati, il risultato non è lo stesso, ok? Quindi questo è importante. Ah, un barbatrucco. Però, di il barbatrucco. Non fate così per scaldarlo, ma ce lo dovete tenere un gocciolino. Ecco, allora. Se no, no, cioè non si stira come... Come si stira una camicia, Ma va... Ci va tenuto sopra, il ferro ci va tenuto sopra, appoggiato in modo che si scaldi bene. Vi vado a prendere lo stampo per farvi vedere. Ma l'ho lasciato solo. Ritorno, sisterina, ritorno. Ritorno da te. E la rosa. Eccomi. Eccolo qua. Questo è lo stampo, che abbiamo usato noi. Deve essere di questa marca qua, perlomeno noi conosciamo questa marca qua e vi garantiamo la perfetta riuscita. Nel caso in cui abbiate un altro tipo di stampo, ad esempio la Medianas o lo stampo della Rosa, insomma altri stampi, va bene lo stesso, potete usare quelli. Poi ovviamente ci potete fare anche altri fiori. Questo fiore qui non l'abbiamo usato. Noi si è usato questo qui, quello grande. Abbiamo usato questo per fare il sepalo e per le foglie. Gli stampi che abbiamo usato sono questi. Si passa alle foglie. Allora si passa alle foglie. La rosa è fatta. Le foglie sono meno scavate. Fa vedere. Sì, allora le foglie sono meno scavate e dovete metterle così. Così. Ok, pallino, quindi sul pallino. Pallino a rilievo che va con questo. Così. Mi raccomando, i pallini devono incastrarsi. Ah, va scardato dalla parte del dritto. Ah, ecco, questa cosa è importante. Va scardato dalla parte, il ferro deve stare sopra il dritto. Quindi questo lo dovete mettere anche per le rose. La parte calda, la parte che scaldate è il dritto. Non si fa così. Non si fa così, sì, vabbè. Certo, e si dice come si fa noi, poi viene un pochino più lucido, però non si fa così. Non si fa così, resa, sì, la resa è diversa. Ecco, appunto, ognuno poi lo fa come vuole, però sì. Noi si fa col dritto, scaldando il dritto sopra, il sopra, dentro il tappeto lo dovete mettere in ora questa maniera. Si fa, vediamo. Sì. Sembrerà questo che non sia venuto bene, ma in realtà poi con il metallo le venature si notano. Sì, sì, perché è meno scavato, però poi sì, sì. Ecco, allora, stampo e si fa freddare. Quindi all'interno del tappetino questo va messo, il dritto deve stare sopra, in questa maniera. Ferro, lo lasciate mentre fate freddare la foglia, lasciate il ferro sopra e si scalda. E non si rovina il tessuto e non si rovina. Schiacciate bene anche all'interno lo stampo. Sì, va schiacciato bene e fatto così. Freddare bene. Un po' di pressione, se non avete la forza lo fate fare al marito, che deve collaborare. Il sì, tappetino bene. È questo, ecco, questo è il tappetino. Ecco, si vedono le venature. Fa vedere? Sì, perfetta, perfetta, brava sister. La sister sugli stampi è una garanzia. Senti. Ci fa anche.
Poi per il resto, eh. No, il resto è una frana, è una frana. È una frana il resto. Il resto. Andando dal fisioterapista. Ne fa due di cose, di foglie? Sì. Ah, ne fa due? Due, una, ce ne sì, viene va un bene, bel sì, po' vabbè, di foglie. Mettiamocene due, il sepro ne basta uno. Sì, è sì, una cosa sì. sola. Oh, vai, ora ci metti questo, vai. Tanto che fai freddare, si mette sempre sulla parte dritto sopra, tappetino, ferro. Mentre voi schiacciate, il tappetino il non rovina assolutamente anche la carta da forno, però la carta da forno sì. dopo un po' va cambiata. Sì, vabbè, la carta da forno chiaramente poi va buttata via. È indistruttibile, è un investimento. È un investimento, sì, il tappetino è un investimento. Anche per il foam, insomma. Sì, velluto. Velluto, tutto, tutto. Il bocciolo invece è realizzato con due pezzi, solo con due pezzi di moddi. Avanzava, non si butta via niente. No, non si butta via niente, quindi ci viene anche il bocciolo, vedete? Ora tanto il sistema poi è lo stesso, è la pallina di tre dentro, ci va la pallina di tre all'interno di ciascuna rosa e questo gambo ci permette di tenere, di far stare il fiore così bello. Guarda che foglina. Oh vai, a posto, vai. Ora il sepalo, questo si toglie. Allora, così. È così, allora pallini sotto. Pallini così e questo è, mi raccomando, i pallini devono combaciare, eh? Quindi lo stampo lo dovete mettere così sul tavolo, subito, lo dovete preparare, sì, perché se da qui a qua passa troppo tempo, poi cioè, passa troppo tempo, non è che possa tenere un minuto, da qui deve passare direttamente allo stampo. L'importante cosa fondamentale è scaldarlo bene. L'avete sì, visto, se non si scalda, no, perché... Sì, no, va sottolineato. Dice, se no un po' non mi riesco. No, riescano a tutti, Non veniamo fuori che non vi riescono. Ecco, riescano perché a riescano noi. A noi, quindi devono riuscire anche a voi. Che noi non siamo fenomeni, siamo normali, come tutte voi. Vai. Il sepalo lo facciamo. Allora, si toglie il ferro, si toglie il tappetino, si toglie la base... E la sister inizia a fare la rosa. Senti come bella calda sta base. Perché sennò il tavolo... Sì, infatti. No, ma questo basta anche un asciughino, un asciugamano. Sì, è uguale. Sì. Non importa. Un cartone. Qualcosa che protegge il tavolo. Questo e questo è il sepalo. Eccolo qua. Ora si procede con il taglio. Queste forbici tagliano? Sì, penso di sì. Allora, Va tagliato... Non prendendo l'incavo, ma dentro. Proprio a filo. Filo petalo, foglia. E bisogna andare all'interno. Aspetta perché sullo scuro si vede. Dovete tagliarlo fino ad arrivare all'interno. Vedete? Eh? Deve essere libero. Perché questo andrà ad abbracciare la nostra rosa. Non mi mettete ansia, avevo due. Che ti dice niente? Mi guardate. Sì, dai, che si deve guardare. E poi si fura. Ok, e quindi questo, il sepalo è pronto. Ora ritaglia una foglia. Anche questa. La tagliate proprio lungo il perimetro. Contorno, sì. Che se no si vede. Ma no, poi è più bellina. La sagoma dello stampo. A filo proprio, filo. Filo forma, ecco qua. Ora tagliate i. Mi taglia anche quell'altro. Ah, sì. Si vede adesso? Il prossimo tutorial lo fa la Desa, eh? Ma vedrai, La Desa fa il tutorial di come si prepara pacchi. E anche questo uguale. Anche qui dovete andare fino al centro, Dovete ritagliarlo ed arrivare fino al centro del fiore, perché deve girare bene intorno alla pallina. E poi il petalo, se no, rimane bloccato. E non gira.
Io di solito li taglio a 4, però vabbè, si tagliano 5. Se viene un po' lucidino non importa, eh. No, no, va bene, va bene. Tanto se è un fiore sfumato. Su, parla. Sì, e che dico? Ho già detto tutto, ho parlato un'ora e sarò già venuto anche a noia a queste bimbe. Via, ci siamo, si ritagliano i petali, il nostro giro di petali, la rosa, vi ripeto, è composta da 4 pezzi. All'interno c'è la pallina di 3 cm di polistirolo che serve per realizzare il bocciolo. Le pinze. E tu sei lenta, tu sei lenta. Dove sono le pinze? Sotto il verde. Sì, quello qui. Sono lenta. No, sei lenta, dai, su. Sei brava, sei brava. Sei una bimbina brava. Poi tanto gli si faranno vedere anche altri lavori fatti con questo, anche con l'uso dello stampo, eh. Con l'uso dello stampo, anche con altri materiali, insomma, lo stampo vi serve anche poi in futuro, oltre a questo progetto. Vai. Allora, la sister procede a... Vabbè, tutto è troppo. Si tagliate un pezzo di gambo e andate a forare la pallina con la punta della pistola. Inserite il metallo. La colla. Colla, sì, certo. Inserite il metallo e lasciate freddare. Fate un taglio ai vari petali, al centro dei petali, in modo da inserirli nel gambo, eh? Quindi un taglio al centro, nella parte sotto, ok? Primo va messo in questo modo, cioè con il dal rovescio, quindi con diciamo il petalo che va in alto. Aspetta, c'è rimasta una pecchina. Vai, facciamo precisi. E si inserisce all'interno del metallo. Colla a caldo alla base della pallina, andate ad incollare. O chi è? Tuo? Vai. Colla su un petalo e si va ad abbracciare la nostra pallina. Vedete, in questa maniera mettete la colla sopra la pallina e alla base del petalo. Fate la stessa cosa per tutti gli altri pezzi, quindi andate ad incollare abbracciando la pallina tutto intorno. Mettete bene la colla in modo che sia perfettamente chiuso. Il primo giro deve essere proprio completamente chiuso, essendo il bocciolo. E si gira intorno, vedete? Ecco qua. Si vede? E altro petalo. Sì, si vede bene? Sì, sì. Vai. Una volta che avete fatto il bocciolo, si vanno a fare gli altri pezzi, messi in questo caso sul diritto. Quindi il giro di petalo dovete mettere sul dritto. Colla a caldo alla base del fiore e si va a incollare l'uno sull'altro. Colla alla base, questo non dovete chiuderlo, ma lasciare, vedi, il petalo che sta leggermente aperto, sormontando un petalo con l'altro. Giusto, sister? Sto dicendo bene? Sì. Ecco, quindi colla alla base del petalo e si va a unire insieme, scambiandoli, sormontandoli leggermente, e si vanno ad unire insieme. E questo, il secondo giro è fatto. Stessa cosa per il terzo, vedete, sul alla dritto base. Colla alla base, colla alla base, abbondante colla alla base, e si procede con l'incollaggio così. Ultimo giro, il calore si modera. Sì, infatti. Ultimo giro, stessa cosa, colla alla base,
Scambiano petali. Sì, i petali vanno scambiati, certo. E la nostra rosa è pronta. Ora vi facciamo vedere come si mette il metallo alla foglia. Il sepalino. Ah, già, il sepalino, sì, giusto. Il sepalo va messo dal rovescio. Va messo ovviamente dal rovescio, in modo che quando è montato si vede il dritto. Quindi inserite il sepalo dal rovescio, colla alla base e bloccate il sepalo alla rosa. Ecco fatto, vedete? Insomma è bella, eh? La rosa è veramente bella. E i petali non è necessario un collare. No, tanto ci sta perché è girato, proprio... sì, che sia un po'... Oh vai, ora si mette il metallo alla foglia, il pezzetto che vi è rimasto dal gambo, girate la foglia sul rovescio, questo è il diritto, girate la foglia sul rovescio, va spiegato, eh? Eh sì, lo so. E mettete il metallo, cioè, ecco qua, sì, non lo dici, mettete il metallo al centro della foglia, in questa maniera, poi schiacciate, piegate la foglia così, a metà, in modo che si realizza in questa maniera la venatura centrale. Ora allargate la foglia. Dovrebbe ghiacciare comunque. Sì, si fredda, non si vede il metallo, vedete, e sopra avete questo effetto molto naturale. Lo modellate, guardate com'è bella la foglia, lo modellate e il risultato è questo. Una volta fatto questo, voi dovete attorcigliare, vai, attorcigliare, ormai... La foglia alla nostra, fagliela vedere, attorcigliare la foglia al gambo della rosa, cioè se no è inutile. Visto? Come si fa? Si può vedere anche... Si può vedere sì. Anche le foglie, la striscia è a metà striscia, quindi di foglie ce ne vengono un bel po'. In alcune ne mettete due, in altre ne mettete una foglia, in altri rose. Quindi metallo al centro del gambo, dal rovescio, schiacciate la foglia a metà in modo che si formi la venatura. Vedete? Sotto non si vede il metallo e la foglia è modellata. Attorcigliate anche questa foglia alla nostra rosa, sistemate il tutto e si va ora a rivestire tutto il gambo con una strisciolina di moddi verde, in modo che sia tutto rivestito. Prima si attorcigliano le foglie in modo che poi si riveste tutto con il feltro moddi, partendo colla. Dalla base, la colla in cima e partite, ecco, dalla base della rosa voi girate il vostro tessuto moddi in modo da incorporare, da prendere anche le foglie. Bello tirato, eh? Va tirato bene in modo che venga più sottile possibile. Vedete, molto semplice. Si attorciglia attorno al gambo della foglia. Sì, lo attorcigliate intorno al gambo della foglia, quindi dovete rivestire completamente il gambo. Ogni tanto un puntino di colla se, sì, volete se ci volete mettere. Sì, ma ogni tanto un puntino di colla ci va messo. E si gira tutto intorno fino alla fine. E poi si blocca in fondo. Puntino di colla. E si blocca in fondo, ok? Questo è il risultato che ottenete. Quindi la nostra rosa, la nostra rosa. Sì, vabbè, poi la colla ci si leva. Allora, questa è la nostra rosa finita. Quindi voi fate il mazzo di rose. Costo del kit 16 euro senza lo stampo, 34 con lo stampo. Semplicissimo, un pochino di tempo ci vuole, ovviamente, come tutte le cose belle, un po' di tempo ci vuole, però, insomma, è perfetto. Grazie, sisters, è stata veramente utile. A Merceria Creativa. Che emozione!
3 4 5 4 2 7 3 1 1 1, www.merceria-delmenocreativa.com. Bimbe e la sisterina vi si saluta. Ciao, ciao bimbe, ciao.